Amici del sito www.gianlucarossi.it, del canale YouTube Gianluca Rossi TV, c'è un semaforo rosso che forse riuscite a intravedere alle mie spalle per la Roma Calcio. Sono notizie che sono arrivate e devo dire anche a me in queste ultime ore c'è un disavanzo di bilancio addirittura di 127 milioni di euro. L'anno scorso era di 30 milioni di euro, una situazione debitoria complessiva che sfiora i 280 milioni di euro, con addirittura 14 giocatori che vengono considerati in esubero. O a fine mese questa situazione, con l'ingresso di nuovi investitori, gli aumenti di capitali annunciati, si mette a posto, oppure la Roma è veramente in gravissimo rischio. Come uscire da questo profondo rosso? Visto che Pallotta contava molto anche su Friedkin, il texano che aveva in qualche modo, in un'epoca però pre-Covid, confermato il suo interesse per la Roma, poi c'era tutto il progetto di stadio. Come pensa la Roma di uscire da questa situazione? Purtroppo per i giallorossi, e fortunatamente magari per gli altri, c'è solo una strada, quella del mercato. E per questo arrivano notizie clamorose. Perché l'idea giustamente della Roma è quella di blindare Zaniolo e Pellegrini e di cercare di commercializzare al meglio altri giocatori, ma l'idea è che almeno uno dei due tra Zaniolo e Pellegrini dovrà essere sacrificato sul mercato. E la notizia incredibile è che sarebbe stata la Roma a telefonare addirittura all'Inter per riparlare di Zaniolo. Il ritorno di Zaniolo all'Inter sarebbe clamoroso. Probabilmente, e non penso di spingermi su scenari assolutamente incredibili, questo potrebbe portare Nainggolan, che Roma ce l'ha nel cuore, di nuovo a Roma in questa operazione, un'operazione economica ovviamente sui 70 e gli 80 milioni di euro che dovrà essere naturalmente discussa e a lungo a tavolino. Magari non sarà questo lo scenario, personalmente non mi auguro che la Roma sparisca dal grande calcio perché secondo me più competizione c'è, meglio è per tutti, ma ha del clamoroso l'idea che l'Inter potrebbe quindi tornare su Zaniolo, perlomeno a parlarne, mettendo sul piatto della bilancia Nainggolan e addirittura, udite udite, visto che Cavani tentenna, continua ad avere in mano l'offerta dell'Atletico Madrid, ecco, l'Inter con la Roma potrebbe addirittura tornare a parlare di Dzeko. Ebbene sì. Dzeko che ha rinnovato, Dzeko che ha avuto un aumento straordinario del contratto l'anno scorso per non lasciare la Roma, ma adesso comincia a diventare un costo esorbitante per la società giallorossa. Ed è chiaro che l'Inter, magari due domandine ancora su Dzeko, penserà di farle in questa fase di mercato. Davvero incredibili le notizie che arrivano da Roma, c'era stato qualche sentore, ma è chiaro che adesso a fine mese Pallotta dovrà fare assolutamente qualcosa. Perché tra tutte le grandi la situazione della Roma è quella probabilmente in questo momento più grave a livello economico e a livello finanziario. È giusto che perlomeno un grande giocatore resti in giallorosso, si cerca di tenere sia Zaniolo sia Pellegrini, ripeto, ma è chiaro che un sacrificio probabilmente i giallorossi dovranno farla. È vero che c'è stato un abboccamento su Zaniolo con la Juventus, società amica, ma è altrettanto vero che conoscendo insomma l'interesse da parte dell'Inter già un anno fa per Dzeko e poi un po' per lo stesso Zaniolo, non è escluso che le due società possano sedersi attorno a un tavolo e trovare magari un accordo che economicamente possa portare la Roma fuori da queste sabbie mobili che fino a qualche tempo fa erano impreviste. Sono ovviamente tutte indiscrezioni di mercato, certo però che fa sensazione che all'Inter si possa tornare a parlare di uno Zaniolo di ritorno, di un Dzeko ancora attuale, quando diciamo la verità, pensavamo di averci messo una pietra sopra, e di un Nainggolan che clamorosamente potrebbe ritornare ancora a Roma giallorossa. Sono scenari, ve lo dico subito, secondo me difficilmente realizzabili, ma veramente il mancato ingresso nella Champions League, almeno al momento, e tutto quello che a livello di danno economico ha portato la vicenda del coronavirus probabilmente apre anche per noi che seguiamo il calcio quotidianamente scenari davvero impensabili ed è clamoroso, assolutamente clamoroso che Roma e Inter parlino di queste operazioni di mercato perché vi posso assicurare
che perlomeno a livello verbale hanno cominciato a parlarne. Sulla fattibilità poi non ci giuro assolutamente. Un saluto amici del sito www.gianlucarossi.it e del canale YouTube Gianluca Rossi TV. Forza Inter!